Benvenuti in questa registrazione. Un'amica della mamma di un ragazzo che è scomparso, siccome la mamma non è avvezza alla tecnologia, voleva fare un regalo a una mamma chiedendo una sessione di Luca, suo figlio, insomma, esce fuori che Luca non sta bene. Adesso andiamo a vedere e ci dice lui stesso che forse non è meglio far sentire la sessione alla mamma. Perché si pensa sempre che comunque chi sta di là sta bene, invece può anche essere di no, insomma. È una sessione particolare, adesso andiamo a vederla. Andiamo a schermo intero. Via. Passiamo a un'altra sessione. Michela chiede del figlio Luca, ma il richiedente è Francesca. Francesca vuole aiutare la mamma a sentire suo figlio perché non è avvezza ai social media, eccetera. Allora chiedo se il figlio di Michela, Luca, è qui. Luca, ci sei? Niente, Luca dice che voleva stare ancora sul piano terreno, non voleva andare di là, ma poi sentiremo che purtroppo Luca è abbastanza confuso perché comunque le mie guide me lo dicono, ce lo dicono. E qua dicono la mia guida, paga ora, paga degli sbagli e non solo che sono successi in vita, ecco. Bisogna tenere sempre conto di qualsiasi cosa che si fa nella vita, purtroppo è così. Molti ancora non l'hanno capito, molti lo capiscono, ma beh, andiamo avanti, insomma. Mi pare che ci sei, Luca. Luca, ascolta, stai bene? Sei nella luce? Hai bisogno di qualcosa? Mi dice che qui c'è una suora, è con lui questa suora. Non so che dire sulla suora, se era un'amica di famiglia o c'è una suora per caso che passa di qui e si è fermata a vedere che cosa stava succedendo, insomma. Non c'è, dice che la luce non c'è purtroppo per lui. E una mia guida dice, chiede se è vivo, cioè non si rende conto ancora del passaggio dalla dimensione terrena a quella dove sta adesso. Quindi capiamo un po' anche di confusione. Non so quanti anni ha Luca. Non ho sentito bene se stai bene o meno. Luca, ascolta, vuoi mandare un messaggio alla tua mamma Michela? Dice che ha un cane giù, cioè nel senso di qua. Se non ha un cane, potrebbe essere qualcos'altro, ma io penso che comunque ha un cane giù. E non manda il messaggio alla mamma per un motivo molto, secondo me, importante che lui capisce anche in questa sua confusione, che non capisce se è vivo o se è dall'altra parte. Però, il pensiero è rivolto al cane, ma non alla mamma, ma per un motivo molto particolare per la mamma, insomma, che adesso poi dopo capiremo anche il perché. Ma ho sentito il nome, cioè, hai pronunciato cane, non so, poi vedremo, eh. Senti, Luca, vogliamo ringraziare anche Francesca che aiuta la tua mamma, gli farà un regalo, diciamo, facendogli ascoltare questa sessione. E ascoltiamo molto attentamente che cosa ci dice Luca. Capisco quello che voleva fare l'amica della mamma, che
questo gesto bello, però purtroppo le condizioni di Luca non sono belle, e quindi sarebbe meglio non far sentire la sessione alla mamma, perché adesso lo faccio ripetere varie volte, perché c'è la prima parola che si sente poco, la seconda un po' più più marcata, insomma, ecco. Qua dice sottovoce: non farlo. E dice terremoto, insomma, è meglio che io non mando un messaggio alla mia mamma di non fare vedere questa sessione alla mamma e di lasciare le cose un po' così come stanno, nel senso. E dice Luca: state insieme, vuol dire che comunque tu vai a trovare la mamma e state insieme, cioè vi vede che state insieme. Ok, dai. Ok, ti do un'altra ultima possibilità, poi ci salutiamo, caro Luca, mi spiace molto. Non so quanti anni avevi, che sei andato di là. Dai, ti do ancora un minutino, poi ci salutiamo, se vuoi dire qualsiasi cosa alla tua mamma. Michela. E poi ci salutiamo, intanto ti mando un abbraccio, un bacio. E niente, Luca ci dice che male. Insomma, non sta bene, ecco. E lui dice: poi sono qui, cioè, che dire? Dice che nel suo corpo segni, quindi rimarca il fatto che comunque non sta bene, perché ha segni nel suo corpo eterico, e dice che gli fa male il corpo. E quindi qui non è nella luce, è in un piano astrale basso, e non ha capito bene dove sta, insomma, è problematica questa sessione, perché poi dopo dice un'altra cosa e dice che ha sonno, cioè vorrebbe riposare. Ancora 10 secondi e poi ci ripetiamo. E qui una delle mie guide dice: Luca è in attesa. E poi ci ripetiamo. Allora, risentiamo, perché poi c'è anche la mia voce. E poi ci ripetiamo. Luca è in attesa. Ok, grazie. Anche stamattina abbiamo fatto 3 sessioni. Vi ringrazio, ringrazio le umi guide, ringrazio il mio spirito guida Luca, ringrazio tutti voi di essere stati qui e vi mando un bacio, un abbraccio. Grazie. E va bene, andiamo sul mio faccione. Niente, Luca non sta bene. Chiedo all'amica se è possibile di fargli fare qualche messa, perché comunque un faro l'abbiamo puntato su di lui, nel senso che chiamandolo ci sono le mie guide che l'hanno visto e sicuramente gli daranno una piccola mano per capire determinata situazione, determinate cose, insomma. E niente, una breve veloce sessione, e niente, al prossimo video, ciao. Passiamo a un'altra sessione. Michela chiede del figlio Luca, ma il richiedente è Francesca. Francesca vuole aiutare la mamma a sentire suo figlio, perché non è avvezza ai social media, eccetera. Allora chiedo se il figlio di Michela, Luca, è qui. Luca, ci sei? Mi pare che ci sei, Luca. Luca, ascolta, stai bene? Sei nella luce? Hai bisogno di qualcosa? Non ho sentito bene se stai bene o meno. Luca, ascolta, vuoi mandare un messaggio alla tua mamma Michela? Ma ho sentito il nome, cioè che hai pronunciato cane, non so, poi vedremo, eh. Senti, Luca,
Vogliamo ringraziare anche Francesca che aiuta la tua mamma, gli farà un regalo, diciamo, facendogli ascoltare questa sessione. Ok, dai. Ok, ti do un'altra ultima possibilità, poi ci salutiamo, caro Luca, mi spiace molto. Non so quanti anni avevi che sei andato di là. Dai, ti do ancora un minutino, poi ci salutiamo, se vuoi dire qualsiasi cosa alla tua mamma. Michela, e poi ci salutiamo, intanto ti mando un abbraccio e un bacio. Ancora 10 secondi e poi ci salutiamo. Ok, grazie. Anche stamattina abbiamo fatto 3 sessioni, vi ringrazio, ringrazio le umi guide, ringrazio il mio spirito guida Luca, ringrazio tutti voi di essere stati qui e vi mando un bacio, un abbraccio. Grazie.